Questo caso è incredibile, è incredibile, è assurdo ed è interessantissimo, è un giallo che credo che dovrebbe meritare molta più attenzione mediatica di quanto invece sta ricevendo. E sapete perché non riceve così tanta attenzione mediatica? Perché c'è l'esclusiva chi l'ha visto. Ne può parlare solo chi l'ha visto. Io sono io sono, indi cioè, indignata, sono indignata, sono indignata, sono indignata. Buonasera ragazzoni, buonasera, bentornati o benvenuti in questo nuovo TG Crime. Siamo pieni di notizie in continuazione, quindi come sapete adesso è un periodo un po' pieno di, di TG Crime. Allora ragazzoni, prima di iniziare, allora, dove fare, vi do così du, du, due, due piccoli topic di cui parlare. Il primo è ore 14. Ragazzi, ore 14 mi sta facendo venire i brividi, sono sincera. Cioè, sono arrivata a lasciare un commento sotto il video. Io non lo faccio mai, è una cosa che veramente non faccio mai. Ma stavolta mi devo dire veramente indignata, sono davvero indignata. Per come viene trattato Sebastiano Non so se avete visto Ma nelle ultime puntate di ore 14 Condotto da Milo Infante Cioè praticamente Sebastiano Che viene invitato e viene utilizzato Come Pungible Per sfogare le frustrazioni della Bruzzone Cioè questo è, questo è quello che succede E glielo lasciano fare glielo lasciano veramente fare eh, una puntata in particolare che è quella di ieri l'altro mi ha lasciata senza parole non che quelle successive siano tanto meglio ma ho visto che eh, l'Abruzzone è stata un attimo messa in parte probabilmente perché ha fatto bullismo in diretta o come lo vogliono chiamare gli adulti atti persecutori perché questi sono niente di meno che atti persecutori e ragazzi sono arrivata a lasciare un commento Sotto quel video di ore 14 E un programma Rai Cioè io vi ricordo che è un programma Rai Che paghiamo noi con le nostre tasse Cioè vi sembra normale Che noi dobbiamo pagare Degli atti persecutori Nei confronti di una persona che fino a prova contraria È un innocente e non è neanche iscritto Al registro degli indagati Cioè ma cosa stiamo, di cosa stiamo parlando? Noi paghiamo questa roba Noi paghiamo questa merda e ragazzi è una vergogna, se fosse successo su internet sarebbe già lo scandalo, se uno su un canale Twitch si fosse comportato in questo modo sarebbe uno scandalo, ci sarebbero le community di tutti gli altri streamer che ne parlerebbero. Però sai succede sulla RAI quindi diventa come dire legittimato. E ora andiamo anche a comprendere perché poi le persone su internet, quelle che seguono poi questi programmi, si sentono legittimate di comportarsi nello stesso modo se non peggio. Certo, vedono queste cose fatte in TV, nella TV nazionale, cioè, e quindi pensano: Ah allora tutto a posto, posso farlo anch'io. Questa è una diseducazione della popolazione, cioè la RAI che dovrebbe fare divulgazione, informazione, prendersi responsabilità, fare qualcosa di buono per i propri cittadini, cosa fa? Educa al bullismo e agli atti persecutori. Ma siamo fuori! Recuperatevi, grazie Michele. Michele vi ha messo adesso il link a quella puntata di ore 14. Recuperatevelo quel momento perché è vergognoso. Vi farà venire i brividi. Io lì sotto ho lasciato un commento che, tra l'altro, non pensavo. Che sarebbe stato così tanto seguito. Invece, ho notato che non ci sono solo io che ehm, si accorge di queste cose e che ne rimane particolarmente infastidita. Anzi, credo di aver dato voce a molte persone. Tant'è che il mio commento ha ricevuto davvero tantissimi like e moltissime risposte. Per cui, se magari volete dare man forte anche a questa cosa, in modo tale che chi, insomma, dirige questo programma, anche Milo Infante, si rendano conto che eh, quello che stanno facendo è sbagliato e che il pubblico se ne accorge, se volete dare una mano in questo, anche solo un like, un commentino di risposta lì sotto, può sempre dare una mano a far notare il problema quindi grazie davvero, grazie infinite a chi vorrà darmi una mano in questo tra l'altro io ho sentito Sebastiano poco dopo ed era veramente a pezzi ragazzi cioè io... cioè Sebastiano l'abbiamo sentito soffrire no? ma per quella cosa lì c'è stato malissimo lui diceva... eh io volevo dire delle cose ma non me le facevano dire cioè ogni volta che arrivavo al punto per dire quello che mi interessava dire mi interrompevano, mi aggredivano e non riesco mai a dire quello che vorrei dire e il problema, ragazzi, è anche questo. Cioè, ci sono molti che si chiedono, sicuramente anche molti di voi si chiedono. Ma allora, perché continua ad andare in trasmissione se viene maltrattato in questo modo? Allora, lui a, a noi disse che andava in trasmissione perché lì scopriva sempre le novità sulla morte della moglie perché arrivavano prima in, nelle redazioni delle televisioni che al suo avvocato e che è pazzesco che una procura dia informazioni prima alle trasmissioni ai giornalisti e poi a, ai diretti interessati ma questo ormai siamo abituati funziona così non dovrebbe mai funzionare così ma funziona così ed è una gran tristezza ma poi vi dico anche cioè tra l'altro esatto per interromperlo giocano sempre su quei tre, tre secondi di ritardo audio per il collegamento no? Che loro hanno sempre questo, uh, questo gap, Un momento di, di lag, no? Di, di due o tre secondi. E siccome lui deve ricevere, e, e noi da casa invece l'abbiamo già sentita, la domanda, quei due o tre secondi di silenzio li utilizzano per, uh, per bloccarlo o per non farlo parlare. Altro motivo per cui lui è lì, ragazzi: cioè, provate a pensare se non ci fosse. Considerate che al, almeno lui presentandosi in trasmissione, mostra a tutti i telespettatori. Questo comportamento lo dimostra e c'è più di qualcuno che si è accorto che questo cristiano sta venendo trattato malissimo. Pensate se non si presentasse, cioè se non si presentasse, parlerebbero malissimo di lui. Lui non potrebbe non solo non difendersi, ma non potrebbe proprio nemmeno. Lì a far presenza e far vedere quanto lo trattano male. Quindi, secondo me, anche questo è un buon motivo per cui lui eh, deve partecipare a queste trasmissioni: cioè, deve. Vuole partecipare a queste trasmissioni. Sebastiano è un, un, un uomo molto mm, sì, gentile, a modo, eccetera. Altri, per esempio, non lo sono. Perché non è che se tu sei simpatico allora sei innocente, se sei antipatico, non lo sai. Cioè, che tante volte si gioca anche su questo. La Rai sa benissimo che quello è bullismo, ma gioca sull'audience. Perché, come sapete, l'odio tira. L'odio tira, la gente piace vedere la, le altre persone scannarsi, è il motivo. Per cui tanti programmi trash vanno di moda. Grande fratello, um, uomini e donne perché la gente gli piace vedere forum anche, la gente scannarsi. Ma un conto è se stiamo giocando, cioè stiamo giocando. Facciamo un reality, metti insieme della gente strana che, che poi si, si, si scontra e fai audience. Va bene, c'è il consenso di tutti a posto. Tante volte, tra l'altro, sono costruite. Ma un conto è se si sta giocando con la vita delle persone Perché qui si sta veramente giocando con la vita e la morte delle persone È veramente un, un, uno schifo Voi immaginatemi questo qui che rimane vedovo all'improvviso Non sa neanche come sua moglie è morta E praticamente lo mettono tutti i giorni davanti a dirgli Cornuto, cornuto ah ah, ah ah. Oh ma che è? Ma, ma siamo matti? Cioè, ma, 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 ma manco ai bambini di 12 anni viene in mente di fare una roba del genere? C'è da dire una cosa: noi su internet abbiamo una grande, un grande potere, una grande eh, qualità che in televisione e anche in molti giornali non hanno, la libertà. Noi non siamo vincolati da nessuno, non c'è nessuno dall'alto che ci dice questo non lo puoi dire, questo lo puoi dire, di questo argomento non si parla, di questo sì, perché adesso al governo c'è quello o quell'altro. Noi siamo liberi e secondo me fino adesso non abbiamo ancora capito, parlo della mia generazione, non abbiamo ancora capito il potere di questa libertà. Stiamo ancora lì a guardare la televisione come fosse un qualcosa di superiore a noi, ma parliamoci chiaro, ore 14 fa 400.000 spett fa 400.000 visualizzazioni. Quanti youtuber ne fanno di più ogni giorno? Cioè, abbiamo YouTuber in Italia che fanno un milione, due milioni di visualizzazioni al giorno. E ancora stiamo qui a guardare la televisione come fosse il media eh, più valo di valore che abbiamo in Italia. I numeri parlano chiaro, e gli sponsor anche. Cioè, ormai la televisione sta venendo scalzata. E il fatto che noi abbiamo questo tipo di libertà di parlare anche di quello che dall'alto non vogliono che si dica. Eh, questa libertà va usata, va usata in modo tale che sia un punto sulla censura. Basta, non esiste più censura alla verità, non esiste più censura alla giustizia. Noi dobbiamo usare questo potere che abbiamo. Ne, ne parlavo oggi con Alice, la ragazza dell'ora del tè. Che appunto anche lei abbracciava questo discorso e diceva: Noi abbiamo una libertà di parola che possiamo usare con, con giudizio e dobbiamo usare con giudizio. Allora, tra l'altro, vi volevo far vedere una perla, così una, una chicca, prima di cominciare a parlare del, dei casi, dei vari casi di oggi. Perché ho avuto il piacere di sentire Felice eh, Greco, che è insomma la guardia giurata che fece il video a Milano di Denise Pipitone, o della, diciamo, eh, sospetta Denise Pipitone, la famosa bambina che viene chiamata nel video da Nas. No? Cioè, ringrazio infinitamente tra l'altro Felice perché ci ha concesso il video originale, vi ricordate che vi ehm, avevo detto guarda sarebbe, vi avevo già fatto vedere un primo lavoro di restauro del video da parte di m Team e vi avevo detto guarda sarebbe bellissimo avere a disposizione anziché i video presi dalle trasmissioni ricaricate su Youtube quindi con la qualità sempre meno ehm, integra sarebbe stato molto bello avere il file originale Ecco che siamo riusciti ad avere il file originale. M Team ci sta lavorando per restaurarlo. Quindi, quello che vi faccio vedere adesso è un primo esperimento, diciamo, una prima fase di, ripul di ripulitura, poi vedremo anche più avanti i vari miglioramenti. Però volevo tenervi aggiornati sul work in progress perché a, a me emoziona tantissimo vedere questi nuovi software come, come lavorano. E vi faccio vedere cosa è saltato fuori. Allora, intanto spengo la musica, se no eh, non sentite bene l'audio perché è stato ripulito anche l'audio di questo video. Ecco, questa prima fase è la pulitura dell'audio. Ora l'ho sentita rallentatissimo perché serviva per verificare che davvero dicesse Danas e dice davvero Danas. Ragazzi, è il video di Denise Pipitone girato dalla guardia giurata a Milano quando eh, la vista ha visto questa bambina che non si sa se sia Denise o meno. Uh, in compagnia di questa donna rom, quindi stiamo parlando di tutta la pista rom. Per quanto riguarda Denise Pipitone, questo è un video che è girato ormai sono vent'anni ormai quasi, che questo, questo video gira per tutte le trasmissioni. <totipo> Per quanto riguarda l'audio, anche da questo restauro software eh, si confermano le parole, ovvero la, la donna la chiama Danas, quindi dice proprio Danas, e la bimba risponde dove mi porti, quindi confermato che eh, queste sono le parole. Ma guardate l'immagine. Ora, col video originale, siamo. cioè, sono riusciti a restaurarla in maniera ancora più precisa. E ora possiamo veramente vedere il viso di questa bambina. Cosa ne dite? Secondo voi. Si tratta davvero di Denise? Perché io, sinceramente, non ci vedo il volto di Denise. Secondo me è un'altra mammina. Tata che vi stoppo nel momento in cui arrivano le immagini, così vi rendete proprio conto del, del, anche del miglioramento, no? Da questa immagine, vedete a sinistra, poi il software trasforma quella che vedete sulla destra. E sappiate che è solo una prima ripul ripulitura, è solo un primo, un primo passaggio. E lo state anche guardando a 7,20 quando il restauro è a 8k, e a 8k molti... neanche i televisori ci arrivano, quindi eh, non vediamo molti dettagli. Guardate questa immagine, vi faccio vedere, anche qui, che fa magari una... un'espressione diversa. E io sono sincera, è una bambina che può somigliare effettivamente a Denise, quindi è comprensibilissimo, no? che sia stata scambiata per Denise ma secondo me non è Denise. Ovvio, questo non toglie che meriterebbe un'indagine anche il destino di questa bambina, Danas, questa bambina. Che fine ha fatto? Perché parlava italiano? Perché chiedeva alla signora Rom dove mi porti in italiano? Può essere davvero una coincidenza che si chiami Danas come Denise in prossimità della scomparsa di Denise? Sì, esistono anche queste incredibili coincidenze. Certo, eh, ha fatto benissimo la guardia giurata a girare questo video, che è fondamentale, perché ce n'era più di una di coincidenze. I bambini, tante volte, quando sono così piccolini, hanno molti tratti in comune, non hanno ancora tratti definiti, quindi le guanciotte, eh, magari possono ricordare il mento. Però ci sono secondo me delle differenze non da poco, soprattutto nella forma del naso, nella dis nelle distanze. Ecco, perché più che guardare la forma precisa della, dei tratti facciali, secondo me, anzi non solo secondo me, diciamo, secondo gli esperti. Quello che fa più eh, testo sono proprio le distanze, quindi le, le, le misure tra i vari elementi del viso. Certo eh, se fosse, se avessimo la sicurezza che si tratta di lei sarebbe la pista certa, quindi si segue la pista ROM. Eh, sinceramente ad oggi forse, forse possiamo dire che no, non è... Non è lei, era così, una chicca in, uh, in intro per poi andare a parlare degli argomenti nostri dell'oggi. Cominciamo con la tragicissima storia di Lola Davie adesso ho tutte le informazioni giuste perché quando ve ne ho parlato la prima volta eh, era appena successo ve la ricordate no? quella povera bambina di 12 anni che è stata massacrata a Parigi vicino a casa sua inizialmente sembrava veramente tutto avvolto nel mistero ma la polizia francese è stata eccezionale hanno risolto il caso in 48 ore ma risolto vuol dire... Hanno arrestato tutti quelli che potevano centrare qualcosa, poi hanno ovviamente fatto le dovute indagini e hanno trovato la colpevole. E adesso uh, agli arresti ci sono due persone, quindi hanno anche verificato, insomma, a quanto pare l'innocenza degli altri, li hanno rilasci rilasciati subito. Ma vi giuro ragazzi, manco Criminal Minds, esatto? Bravissimi, bravissimi. E se, se adesso le forze dell'ordine italiane rosicassero un po', sarebbe anche l'ora. Comunque, Lola, Davie, 12 anni. Lei frequentava la scuola media di eh, Georges Brasson. E abitava a 190 metri dalla scuola. Eh, stava in questo residence, in questo palazzo che si chiama Manin, Manin in un quartiere tranquillo al nord-ovest di Parigi. Al Disney Physian Arrondissement, diciamo il diciannovesimo arrondissement. La vera svolta nelle indagini, perché poi sono stati così facilitati anche ad essere veloci. Perché praticamente c'erano le immagini delle telecamere di videosorveglianza che ormai sono diventate, eh, come dire, la prova regina. Ormai le immagini le video, delle telecamere sono sempre fondamentali. Sto continuando a scivolare con la sedia, non fateci caso. Comunque, dai filmati di videosorveglianza del palazzo si vede Lola che raggiunge addirittura l'androne di casa. Quando una ragazza di 24 anni la avvicina. Questa è la ragazza di 24 anni, questa è l'assassina ragazzi, questa è l'assassina. Cioè io vi giuro, non... Non so che non esiste la faccia da assassino, però proprio non c'ha il physique di Roll, non so come dire. E... e questa ovviamente è la bimba. Quindi si vede appunto questa, questa donna che raggiunge Lola nell'androne. Adesso prima di dire bastardo senti sentite cosa ha fatto. Sentite anche la sua confessione. Da brividi, eh, ve lo dico, preparatevi, perché questa è roba cruda, veramente. Questa ragazza è 24 anni quindi la avvicina. Lola, dalle immagini delle telecamere, eh, reagisce in maniera titubante, è abbastanza impaurita. Cioè, si vede che quello che sta succedendo non è una cosa normale per Lola. Si vede la donna che le fa un cenno: come dire: seguimi. Vieni con me. Lola che è un po' tipo cosa devo fare, ma probabilmente per educazione, per non, eh, come dire, non, non andare contro un adulto, per, non, per assecondare l'adulto. Per mille motivi. Lola, eh, per quanto titubante in realtà, ha seguito questa donna. E dove l'ha portata? L'ha portata all'interno dello stesso palazzo nell'appartamento di sua sorella. Perché scopriremo poi adesso tra un attimo vi dico anche chi è questa donna. Scopriremo che frequentava il palazzo, in particolare l'appartamento di sua sorella, che spesso la ospitava a dormire. Ma la sorella non era in casa in quel momento. Qui sono le 15.20. Eh? Quando succede tutto questo, quando ci sono le immagini delle telecamere, sono le 15.20. È l'ultima volta in cui Lola è stata vista viva. Poi, un'ora e mezza dopo, spaccata, le telecamere inquadrano la stessa donna, questa qua, che trasporta a fatica un baule. Noi sappiamo che la povera bambina è stata trovata all'interno di quel baule, quindi adesso quelle immagini eh, stanno praticamente fotografando, registrando. Il, il trasporto del cadavere di questa povera bambina. Questa donna che trascinava il baule. Non l'ha vista uno o due persone, l'hanno vista un sacco, decine e decine di persone. Anche perché per trasportare sto baule, lei ci ha messo un sacco di tempo. E tra l'altro fermava tutti perché la aiutassero a trasportarlo, perché lei da sola non ce la faceva quindi veramente un sacco di gente e tra l'altro questo baule era insanguinato all'esterno cioè si vedevano macchie di sangue e mi sono chiesta ma davvero ora grazie per avermi scritto questa cosa che i francesi tendono a farsi gli affari loro perché se no non me la spiegavo cioè tu vedi questa tipa fuori di me veramente fuori, fuori con l'accuso so, capirete perché dico così eh, che chiede a tutti di trasformare un, di, di trasportare un baule insanguinato cioè che qualcuno dica qualcosa mi sembrava scontato invece no, nessuno si è allarmato per, questa, per questo fatto boh. strano comunque è una cultura diversa c'è questo testimone che ricorda che la donna questa donna qua gli aveva anche offerto molti soldi cioè una grossa quantità di, di denaro per aiutarla a caricare il baule su un'auto Dacia Loggi e siccome questo eh, signore aveva notato che la cassa insomma cioè, del sangue, lei gli ha parlato di traffico di organi per giustificarsi. Vabbè, Io no, non possiamo ragionare su, 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 su perché, a cosa pensasse, quale piano avesse in mente questa donna, perché capiremo che è una grande squilibrata. Ma ah, uh, beh, allora, no, infatti, Tenaka, cioè, eh, vabbè, ti aiuto a trasportare questa cassa, ma. È sporca di sangue? Come mai? Ah, non preoccuparti, è solo traffico di organi. Ah, allora ti aiuto, ok. No, in realtà il, il signore non ha accettato di aiutarla, non ha accettato neanche il denaro perché gli sembrava una cosa un po' losca. E tra l'altro l'ha vista questa donna particolarmente squilibrata, quindi non si fidava assolutamente a darle una mano. Ciononostante, per quanto moltissimi testimoni siano stati fermati per chiedergli se potevano aiutarla, si sono rifiutati tutti di aiutarla. Ma ne, nemmeno uno di loro si è allarmato. Cioè, sono tutti andando avanti, sì. Guarda e passa, guarda e passa, di no e vai avanti. Infatti, molti testimoni l'hanno vista con la cassa perché appunto lei fermava, fermava chiunque per chiedergli di aiutarla. C'è un testimone che dice: L'abbiamo vista entrare nel palazzo da sola. Poi è uscita una mezz'ora dopo. Aveva una grossa catta. Cassa Molto pesante, chiedeva a tutti di aiutarla a, trasport a trasportarla. Avrà avuto 20 anni, aveva l'aria un po' da matta, la faccia truccata dappertutto. La faccia truccata dappertutto, non so bene che cosa intende, cioè se si è messa il mascara nei baffi e il rossetto nei sopracciglia, non lo so. A un certo punto ha lasciato la cassa davanti a un caffè. Faceva avanti e indietro, entrava e usciva, e noi ci chiedevamo che cosa ci fosse dentro, ma non abbiamo mai pensato a un corpo. Poi è andata dalla pan alla panetteria davanti al caffè a comprarsi un croissant. È tornata come se niente fosse, aveva l'aria un po' instabile. Cioè, vi rendete conto che questa ragazza. Ha passato più di mezz'ora lì davanti, sì siamo a Parigi, scus scusatemi, lì davanti al, al palazzo, tra l'altro ha abbandonato la cassa pure davanti al caffè per entrare e fare colazione, Vendersi il corno, colazione no perché era pomeriggio, però prendersi il croissant e magari il cappuccio, capito? Inizialmente quando hanno trovato il corpo infatti si pensava che fosse questo il vero movente, il traffico di organi, invece no, invece il movente è tutt'altro e... Questo è... Cioè vorrei anche darvelo un vero movente Diciamo che si sono fatti un'idea ma ancora non l'hanno capito Probabilmente il movente non c'è Probabilmente il movente è la follia nella testa di questa donna E questa donna si chiama Dabia Poi arriviamo un attimo alla sua descrizione chi è Ma prima vi leggo quello che hanno detto alcuni vicini Che abitavano all'interno del condominio Perché hanno detto di aver visto questa Dabia Che loro hanno riconosciuto come Dabia Perché effettivamente era una che frequentava il palazzo che eh, restava lì davanti al condominio e non capivano come mai, dicono ho visto questa donna dall'aspetto disturbato, ho notato che era senza scarpe, camminava per strada in calzini poi ad un certo punto si è messa a correre tenendo il telefonino in mano e gridando l'ha fatto, l'ha fatto! E cioè tipo le jeux sont faits, le jeux sont faits, cioè non... non... Non, non, non riesco a immaginarmi perché questa gridava con il telefonino in mano, con il cadavere della povera bambina nella cassa, gridando l'ha fatto, l'ha fatto. Cioè, che cosa ha fatto? Poi parla in terza persona, l'ha fatto, non l'ho fatto, l'ho fatto, perché quello avrebbe più senso. Ma anche qui, probabilmente schizofrenica. Probabilmente molto, probabilmente schizofrenica. Nel frattempo in cui stava succedendo tutta questa cosa, i genitori di Lola si erano già allarmati perché Lola esce di scuola alle 15 e ha 190 metri da fare. 190 metri da fare a piedi ci metti due minuti. Due minuti e mezzo. Fatto che già alle 15.30 non si fosse vista, i genitori hanno cominciato subito ad allarmarsi. E infatti il padre eh, la stava già cercando e aveva cominciato a guardare anche le immagini delle telecamere. Ed è stato lì che ha visto che Lola era arrivata effettivamente a casa: che nell'androne aveva incontrato questa donna. Il problema è che quando lui ha messo le mani su queste eh, telecamere, ovviamente su questi video. Ovviamente la donna e il baule se ne erano già andati. Comunque, dopo ore e ore di ricerche, perché subito si è attivato ovviamente i corpi di ricerca per trovare la bambina scomparsa. Dopo ore, alle 23 e 20, viene ritrovato il corpo della bimba. Viene ritrovato da un senza tetto. Che tra l'altro inizialmente era stato anch'esso arrestato, ma poi a quanto pare non c'entrava nulla, quindi lo hanno già rilasciato. E viene ritrovata senza vita nella corte interna del suo palazzo, dove tra l'altro i suoi genitori lavorano come custodi, all'interno di questo baule di plastica. Quando il baule è stato aperto, ragazzi, il corpo era in delle condizioni veramente terribili. Aveva le braccia e le gambe legate, aveva del nastro adesivo tutto avvolto intorno alla testa e aveva due profondi tagli alla gola, al punto che la bambina era praticamente decapitata. Dall'autopsia è emerso che la bambina è stata anche stuprata. E torturata. E tra l'altro, questa cosa è confermata anche dalla confessione di Dabia. E a seconda delle fonti giornalistiche, anche qui io non vi so dare una uh, versione definitiva ancora, ma pare che l'assassina abbia appoggiato le cifre 1 e 0 sul busto della vittima. Questo, secondo per esempio Il Corriere, secondo altre fonti francesi, Mentre, secondo altre, eh, queste, queste cifre 0 e 1 sono state scritte in inchiostro rosso sulla pianta dei piedi della bambina. Io lo sapete, quando non so eh, che pesci prendere, quando le fonti si contraddicono, vi do entrambe le versioni per non saperne leggere né scrivere, poi, così, quando verrà fuori quella definitiva, almeno è una delle due. Ora, questo 0 e 1 sulla pianta dei piedi inizialmente ci aveva fatto pensare magari a un codice sulla pianta dei piedi o appoggiati sul busto. Ci aveva fatto pensare magari a un codice, a, a un qualche messaggio. Ora, sapendo com'è andato l'omicidio, molto probabilmente tutto ciò ha senso solo nella mente di un folle, quindi, una persona come Dabia che era vittima dei deliri. E quindi non, non saprei effettivamente come dare un senso a queste cifre. Ha più senso effettivamente che se l'abbia scritto nei piedi perché dà più l'idea di camera mortuaria. Cioè, vi ricordate no, che tante volte mettono proprio il cartellino di riconoscimento della salma sul piede e 01 però non, sinceramente non capisco. Ma andiamo avanti così ci facciamo un'idea di chi è questa assassina. Comunque l'autopsia ha confermato che Lola non è stata uccisa dallo sgozzamento come inizialmente si pensava, ma è morta per asfissia, mentre lo sgozzamento è avvenuto post mortem tramite l'uso di Forbici. Nella notte la polizia ovviamente ha controllato anche tutte le videocamere che controllano Parigi. Avendo il modello dell'auto, hanno seguito il tragitto della Dacia e l'hanno trovata a Bois Colombe, nella periferia ovest di Parigi, dove hanno trovato anche questa donna, questa Dabia, che era in casa di un amico e hanno arrestato tutti e due. Questo è successo il giorno dopo. Cioè, 24 ore dopo erano già stati arrestati colpevoli. Wow. Ora, la donna, come vi dicevo prima, si chiama Dabia B. Penso che forse per privacy non mettono il cognome. Ha 24 anni ed è di origine algerina. È una clochard, è una senza fissa dimora e ha evidenti problemi psichiatrici, ma galoppanti, ma forti, 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 forti. E, eh, come vi dicevo, frequentava quel palazzo perché ogni tanto andava a dormire dalla sorella. È indagata attualmente insieme all'uomo algerino che la ospitava a casa sua, eh, la suo amico, che è anch'esso un uomo algerino, di 43 anni, lui, e... È accusato e è sospettato di averla accompagnata in auto. Quindi, teoricamente, mentre lei cercava di eh, sollevare il baule su quest'auto, lui era quello che guidava l'auto. Ma io allora mi chiedo: ma se lui guidava l'auto. Perché non è sceso per aiutarla a caricare il baule? Forse è arrivato in un secondo momento, perché altrimenti non avrebbe senso. Ma questa cosa poi ce la spiegheranno sicuramente più avanti. Il numero 01, dall'idea di voler numerare i delitti della serie, potrebbe essere una serial killer fermata in tempo. Ah, piede vuol dire 0,1. Ah, poi magari la seconda era 0,2, 0,3. Grande, grande. Vedete che è bellissima avere la collaborazione della community. Arricchite la narrazione in una maniera incredibile. Come molto, molte volte succede in Italia, succede anche in Francia. In questo caso ha preso uh, la, una piega spaventosamente politica proprio perché. Come vi ho appena detto, ad essere arrestati, ad essere considerati colpevoli sono due persone di origine algerina. Non so se lo sapete, ma la destra francese ha coniato un neologismo che è il francocidio. Viene utilizzato in Francia come noi utilizziamo femminicidio. Cioè, eh, cioè, proprio loro lo usano normalmente. Se eh, il femminicidio è l'omicidio di una donna in quanto donna, il francocidio è l'omicidio di un francese in quanto francese, per mano. Di un uomo o di una donna stranieri, cioè stranieri che uccidono francesi, è il francocidio. Stanno bene? No, è che ogni tanto ci lamentiamo dell'Italia, no? Ma guardando un'occhiata fuori, dando, insomma, un'occhiata fuori non è che poi si comportino tanto meglio con i casi di cronaca, che li utilizzano sempre, no? Per tirare l'acqua al loro mulino da una parte o dall'altra. Ecco che è partito lo scandalo per cui si sono dovuti giustificare, Macron mi pare che si sia dovuto giustificare, perché è venuto fuori che Dabia in realtà non aveva il permesso di soggiorno per stare in Francia. Dabia era una clandestina, era immigrata regolarmente nel 2016 con un visto studentesco a tempo. Ma eh, questo visto era scaduto, lei era comunque rimasta in Francia, solo che il 21 agosto ha avuto la, la, la fantastica idea di prendere un aereo. E quindi è stata arrestata in aeroporto proprio perché è clandestina. In quell'occasione le è stato notificato l'obbligo di lasciare. Il territorio il cosiddetto eh, OQTF. Io qui cito, uh, ma non posso uh, approfondire perché non, non, non ci capisco nulla di queste cose, comunque. Uh, gli ha notificato l'obbligo di lasciare il territorio con un periodo di rimpatrio volontario di 30 giorni. Ma lei ovviamente non è mai partita. E quindi... Ah, allora vedete che il governo permette ai clandestini, non fai i dovuti controlli, questi comunque hanno l'obbligo di lasciare il paese, non lo fanno, nessuno gliele ne frega niente, poi uccidono i francesi a fare i francocidi. Eh, questa è la narrazione che stanno facendo attualmente i politici in Francia. Non entrerò troppo nel dettaglio, anche perché lo sapete, la politica non è il mio forte, soprattutto quella francese di cui non ne so niente. E quindi andiamo avanti, però è giusto per dire che tutto il mondo è paese quando succedono queste cose, purtroppo. Anche le morti dei bambini devono essere utilizzate politicamente. È una vergogna, che, che, che beh, che beh, veramente. Io credo che questo tipo di omicidi capiti spesso. Ma magari, ecco, magari la bambina, ovviamente no, però eh, Franco C.D. Ho i brividi a chiamarli così, ma eh, è il loro linguaggio. Immagino che capitino anche eh, più spesso, ma siamo a ridosso delle lezioni, quindi è capitato proprio a fagiolo questo caso a poter essere utilizzato. Ma vediamo un attimo a quello che ha detto Dabia agli inquirenti, perché la confessione è da brividi, ragazzi. Ed è la cosa che a noi, poi, eh, amanti del True Crime, interessa di più andare a capire le motivazioni no, della mente criminale. Allora, sottoposto ad interrogatorio, Dabia ha confessato, ma la sua confessione, che è durata 90 minuti... È stata un intero delirio, ma proprio un vero e proprio delirio di roba sconnessa. Ogni tanto tornava sul punto, quindi, anche se è durata 90 minuti, c'è ben poco da estrapolare. Ma quel poco che hanno estrapolato diciamo può darci una visione più chiara di quello che è successo. Lei racconta ad Abia di aver appunto invitato Lola ad entrare nell'appartamento di sua sorella. Una volta che si sono chiuse all'interno dell'appartamento la prima cosa che ha fatto è stata chiedere a eh, Lola di fare la doccia. Lola avrebbe fatto la doccia e poi questa donna ha abusato di lei. Questa donna ha abusato di lei eh, in una maniera veramente vergognosa che non vi so descrivere perché c'è un limite a tutto. Anche io ogni tanto ho dei limiti. Ma questa frase L'hanno riportata a tutti i giornali e vi devo stuprare l'anima. Per un secondo, scusatemi, ma merita perché comunque è true crime, è verità. E I giornali l'hanno riportata a tutti, quindi va fatto. Ha detto, l'ho presa per i capelli, le ho messo la testa tra le gambe e ho avuto un orgasmo. Io, raga, sto per... Io sto per vomitare. In questo momento mi sto sentendo molto, molto... Molto male, se mi sentite male, mi sento male anch'io, ma per rompere un attimo questo momento mi metto a litigare con Gabri perché uh, mi ha dato appena una, una di quelle alzate che mi sento mila. Uh, non parli in un tono troppo distaccato e divertito di eventi del genere? Parliamo di questo argomento, ma parliamo di questo argomento. Allora, eh, se innanzitutto sei davvero interessata a capire perché parlo di questi argomenti in maniera più leggera di come sei abituata a vedere. Uh, C'è un video dedicato a questo sulla, sulla mia quasi morte. Posso chiamarla morte perché per un, per un po' sono morta, poi sono tornata per fortuna. Ho fatto un incidente stradale veramente pesante in frontale con un tir. Sono stata in coma diversi giorni, prognosi riservata, quindi era molto probabile che sarei morta. La morte la conosco molto bene. Siamo amici, io e la morte ormai. E ho capito, ma, ma c'è cioè quel video lì che ti spiega tutto nel dettaglio qual è la mia, la mia, il mio approccio verso questi casi, il mio approccio verso la morte. Ma te la faccio breve. Io credo che eh, instillare una narrazione, come dire, di pesantezza, di dramma, drammatica, sempre, che appesantisce il tutto, non fa altro che creare il terrore nelle persone. Non fa altro che alimentare anche un rispetto una sorta di timore reverenziale verso un caso di omicidio se invece noi lo prendiamo con leggerezza magari anche con un po' di ironia non mai nei confronti delle vittime mai nei confronti delle vittime sempre nei confronti dei carnefici degli assassini e di soprattutto quelli che indagano di merda perché loro si meritano tutte le prese in giro del caso ma ehm, affrontare la morte con uno spirito un po' più allegro mh, anche proprio, propriamente allegro e ironico, è un'ottima un strategia di coping. Io, se sono sopravvissuta, credo che sia proprio perché ho riso in faccia al tristo mietitore. E visto che credo molto in questa uh, strategia di coping e nell'ironia, credo molto nella prendere la vita con positività, con ottimismo, con una bella risata, per quanto nella vita reale io vi assicuro che ultimamente non ci sto riuscendo, e ve lo assicuro, però ci provo e ci provo ogni volta. Poi vado a periodo. Purtroppo, questo è un periodo veramente nero. Ehm, tuttavia non voglio assolutamente che eh, gli assassini vengano guardati con timore, che i casi vengano trattati con il dramma, perché ti dico una cosa: Alla Sciarelli quando fa la faccina alla Barbara D'Urso gliene frega un cazzo di chi ha davanti. Un cazzo! E si vede benissimo. Invece, qua noi abbiamo un bellissimo rapporto con le famiglie delle vittime. Abbiamo moltissimi eh, professionisti, in ultimo l'illustre avvocato Nino Marazzita che partecipa. Alla nostra trasmissione. Quindi direi che non è il caso di imporre la tua sensibilità sugli altri. Perché la tua sensibilità non è universale, e come vedi neanche le famiglie delle vittime, tra cui abbiamo qua collegato a Santina Biondo <ride> eh, corrisponde alla tua. Quindi, ciccia e torniamo a parlare di questo. Scusate, è stato un ottimo momento per eh... E anche, esatto, il, il copasir, stiamo parlando dei servizi segreti, che non sono. cioè, non è mai andato in televisione, eh? L'onorevole Toffalo a parlare dei servizi segreti, è venuto da noi. Il, il tenente colonnello dei Ross, esatto. Cioè, stiamo parlando comunque di un, uno stile comunicativo diverso che ad alcuni piace, ad alcuni piace anche molto di più. E infatti scelgono questo canale per venire a raccontare le loro storie. Sia in America che in Inghilterra è da mo' che utilizzano gli humor nero per parlare di true crime. Siamo noi che siamo ancora attaccati alla lacrimuccia di Barbara d'Urso e la lì con la faccia così che manco si ricorda come si chiama chi ha davanti. Comunque, tornando un attimo ad Abbia, che abbiamo stemperato questo momento che ne avevamo bisogno, anzi grazie Gabri per averci dato questo, uh, come dire, questo appiglio per staccarci un attimo da queste immagini orribili. Allora, dopo aver detto questa cosa, lei si è dilungata in un delirio durato minuti, minuti e minuti su... Uh... La sua sofferenza rispetto ai sogni infranti e la triste realtà. E il fatto che lei viveva in questo mondo di sogni. E, e qui torna eh, l'atteggiamento, come dire, il ragionamento schizofrenico, quello di cui abbiamo parlato anche poco fa, per quanto riguarda la storia di Roberto Succo. Eh, il fatto che no, lo schizofrenico tenda a. A grandi linee, poi ovviamente non sono tutti uguali, ve lo dico sempre. Ma tende a grandi linee a rifugiarsi nella propria mente, nella propria realtà interna e vedere come è distaccata la realtà vera, cioè quella esterna, e tendono poi a proiettare il loro mondo interno in quello esterno, che tante volte si trasforma in allucinazione o in delirio. Ora, quando lei si di dicono si è dilungata in un delirio tra sogni, infranti e triste realtà. Certo, possono essere tante cose diverse, ma come dire un po' me lo ricorda il quadro mm, schizofrenico. Comunque, dopo la violenza sessuale ai danni della povera Lola, eh, l'avrebbe strangolata mettendogli le mani sulla bocca e al collo. Dopodiché ha preso il nastro adesivo e gliel'ha. Avvolto intorno alla testa, ed è stato questo che ha portato alla morte di Lola: il soffocamento tramite il nastro adesivo. Poi ha raccontato che dopo si è bevuta un caffè, ha messo su della musica, si è rilassata, era tutta contenta, là così con il cadavere, poverino, mamma mia, che roba brutta. E poi, visto che non era contenta, si è messa a pugnalare il corpo della bambina con un paio di forbici. Ecco perché aveva appunto la, la gola tagliata. Eh, queste ferite già dall'autopsia erano emerse come ferite inflitte post mortem. Ora abbiamo anche il racconto di Dabia che coincide. Quindi, per adesso, tra un delirio e l'altro, quello che ha raccontato Dabia è verosimile, corrisponde con le prove eh, scientifiche. Eh, raccolte allora intanto finisco di, di, di parlarvi un attimo della confessione poi vi faccio vedere la, la, la big surprise Dabia ha anche concluso questa scioccante deposizione questa scioccante confessione sostenendo di aver anche raccolto il sangue della bambina all'interno di una bottiglia per poi berlo Io, cioè, non. Ma si poteva fare qualcosa di peggio? Ma io non credo, che, non credo che ci fosse niente di peggio da, da fare una bambina. Ora questa cosa è ancora da verificare perché non è stato trovato il contenitore, non è stata trovata questa bottiglia insanguinata. Quindi, a livello scientifico, questo è l'unico punto sul quale ancora non si ha certezza. Eh, ecco, una cosa invece della quale si ha certezza è che proprio questa donna. Zero empatia perché a un certo punto le hanno messo davanti le foto del corpo della bambina per vedere se qualcosa si smuoveva in lei e la reazione è stata impassibile. E quello che ha detto è stato questo. Non mi fa né caldo né freddo, anche io sono stata violentata e i miei genitori sono stati uccisi davanti ai miei occhi. Chiaro, possiamo capire che questa donna ha subito dei traumi che eh, veramente inimmaginabili, ovvio. Sappiamo che tante volte traumi di questo tipo poi portano a sviluppare delle psicologie deviate, e, e tutto il resto, a mancanza di empatia e tutto. Chiaro, non è una giustificazione, ma forse cominciamo a capire qualcosina. Ma sappiate che nel corso delle altre udienze, perché lei questa cosa l'ha confessata subito dopo l'arresto, ma nel corso delle altre udienze Dabbia. È ritornata sui propri passi, si è rimangiata tutto e ha sostenuto che in realtà lei avrebbe raccontato un sogno, che non era vero, lei si è sognata quella cosa, ha raccontato il suo sogno e eh, dice che in realtà ha agito in quel modo perché si è difesa da un fantasma, un fantasma con un coltello che voleva ucciderla, quindi lei ha combattuto contro questo fantasma e non si ricorda cosa è successo, quindi quando sogna, sogna la realtà, no? Quando invece deve ricordare, non è il fantasma, è, è proprio il fantasma, non, non, non c'è assolutamente altra spiegazione. Ok, abbiamo un regalo che è arrivato in diretta da parte di Sebastiano Visintin. Che adesso vi mostro. Cioè, cioè veramente io. Ma, ma, ma poi, che cappello oggi? Che stile voglio dire, eh? Eh? Era, era ore 14. in Rai e ci ha mandato la foto dallo studio. Che, che guarda qua, guarda qua. Che figurino. <ride> ecco, come vedete, no, questa, che, mh, questa donna che parla di mainstream, che riporta soltanto le informazioni che. Trova in giro, eh, io allora dovrei dare contro Sebastiano eh, giorno dopo giorno. Invece sono quella che dà spazio a Sebastiano perché dica la sua verità, che poi è la controverità di quella che viene portata avanti in televisione. Io ragazzi, non so se ogni tanto la gente dice boh, scrivo una cazzata random e, e, poi, e poi ci penso, cioè chissà se ci prendo. Queste immagini le ha mandate a me come pensiero carino, ma ovviamente vorrei condividere anche con tutti voi. Seba è stilosissimo. Sì, veramente si veste molto meglio di me. Eh. Io mi devo far insegnare a vestirmi da seba perché Qua ah, proprio c'ha lo stile. C'ha lo stile. Torniamo al nostro, um, al nostro caso. Perché una cosa manca. Il movente. Dal profilo tracciato dagli investigatori emergerebbe una vita da parte di Dabbia immersa nel degrado. Per quello io continuo a dire: ma siete sicuri che questo profilo TikTok sia il suo? Perché se è vero che gli inquirenti dicono che ha un'evidente vita immersa nel degrado, senza fissa dimora affetta da problemi psichiatrici che era solita andare in giro vestita eh, con eh, scalza che chiedeva spesso l'elemosina, che parlava da sola, cioè non mi sembra corrispondente questa descrizione a ah. Il profilo che mi avete fatto vedere su TikTok. Ora hanno anche intercettato un ex fidanzato di Dabia che ha parlato con la stampa. Noi lo sappiamo che gli ex fidanzati non sono sempre molto attendibili perché tante volte parlano mossi dall'odio. Ma eh, lui ha detto delle cose effettivamente utili: ha detto che recentemente Dabi aveva perso la bussola, che parlava da sola e che si era particolarmente interessata a delle credenze o religioni come l'evangelismo e il satanismo. Che ovviamente non che c'è Satana in queste cose che ci stiamo a dire. Ok, quindi lei si era un po' rifugiata no, in, questi, in queste credenze. In particolare era molto religiosa, molto legata all'evangelismo. Adesso vi leggo le sue parole. Lui dice anche che la morte dei genitori aveva sconvolto particolarmente Dabia. Dice questo ex fidanzato: l'ultima volta che l'ho vista, straparlava di religione. Mi diceva: Mi faccio la croce, voglio essere cristiana, voglio andare in chiesa. Le ho chiesto perché e mi ha risposto: Perché non ne posso più. Aveva cominciato a entrare nell'evangelismo. L'ho vista disegnare con la penna un triangolo con l'occhio. Io qui alzo le mani. Perché il triangolo con l'occhio non capisco che legame abbia con quello, ma forse è mia somma ignoranza. E infatti mi pensavo agli Illuminati, cioè non capisco la Chiesa. Gli Illuminati È un bel mischione nella sua mente, eh? e infatti, ok, quindi gli Evangelisti, <ride> già, già. Insomma, il movente non è chiaro perché lei chiaramente non ha detto ho ucciso per questo, neanche nel suo delirio lo ha detto, ma gli inquirenti stavano cercando di capire che legame ci fosse tra Dabia e Lola e l'unico legame che hanno trovato è stato un episodio apparentemente insignificante che eh, Dabia ha vissuto con la madre di Lola. La madre di Lola, che si chiama Delphine se non ho capito male, è anche lei no, custode del palazzo insieme al marito e eh, una volta Dabia le avrebbe chiesto il pass per poter entrare indipendentemente fare dentro e fuori dal palazzo e la mamma di Lola gliel'ha negato, cioè gli ha detto no tu non hai nessun diritto per avere il pass non te lo posso fare questo è l'unico legame, ora adesso i, i giornali titolano tutti uccisa per un pass, uccisa per un badge allora, io vorrei spiegare una cosa ai giornalisti. Correlazione non è causalità. Lei non ha detto di averla uccisa per il pass, lei non ha detto di volersi vendicare dei genitori. Questa è una correlazione che hanno scoperto gli inquirenti e hanno detto possibile sia questo il movente. Ovviamente i giornalisti. Wow, uccisa per un pass! No, uccisa perché l'assassina era completamente. Fuori di testa e lo è ancora: è matta, è matta nel senso proprio cioè, detta brutale. È probabilmente schizofrenica o comunque ha un disturbo eh, psichiatrico molto grave. Molto grave. Quindi andare a capire perché si è comportata in questo modo è, è difficilissimo. Ci, ci siamo riusciti con Roberto Succo, ma dopo aver raccolto 50.000 informazioni, dopo aver analizzato la sua infanzia, i suoi genitori, ecco, capite che c'è bisogno di molti più elementi per riuscire a dare un senso a questo tipo di follia. Quindi io al momento non posso darvi un senso, ovviamente, non posso neanche cercarlo perché non ho abbastanza dati. Ma secondo me non è quello davvero il movente. Oppure se lo è, nella sua testa, esatto, Albe, nella sua testa si è ingigantito prendendo forme allucinatorie completamente diverse. Ok, allora passiamo al caso di Joyce. Devo farvi una sono delle solite lamentele che faccio sempre. Tanto ormai siete abituati, no? Adesso avete già spoilerato gli altri argomenti. Uh, la mia solita lamentela è che questo caso è incredibile, è incredibile, è assurdo ed è interessantissimo, è un giallo che credo che dovrebbe meritare molta più attenzione mediatica di quanto invece sta ricevendo. E sapete perché non riceve così tanta attenzione mediatica? Perché c'è l'esclusiva chi l'ha visto, ne può parlare solo chi l'ha visto. Io sono. Io sono... Indignata, sono indignata, sono indignata! Scusate, devo fare un po' di ASMR in questo momento, perdonatemi. Dico, 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 relax, relax. Ok. Sì, ci sono le esclusive sugli omicidi in televisione, ho scoperto anche questa magia. Ho scoperto questa magia che non me l'aspettavo, e quindi sì, non è giusto. Ehm, purtroppo... Purtroppo è così. E se poi la famiglia si rivolge ad un'altra trasmissione, abbandonano il caso. Non ne parlano più. Eh. E tra l'altro, ecco, un giorno io sono anche a conoscenza di queste dinamiche perché c'è una famiglia che può raccontare. Ci, ci racconterà. Un giorno vi porterò anche la storia di questa famiglia che eh, è passata dall'incubo dell'esclusiva e ci racconteranno anche bene che cosa chiedono in cambio quelli di chi l'ha visto, che cosa promettono. Un caso che tra l'altro a breve avrà delle novità, quindi eh, riparleremo di questo caso, ci, ci connetteremo anche con la famiglia e ci faremo raccontare in live anche di come sono stati trattati da chi l'ha visto. Ma non è la prima volta! Avete notato che appena... Il caso di Lorena Giancursio è stato preso in mano. E trattato anche da me. Chi l'ha visto non ne ha più parlato? E cavoli! Eh, la Bugalalla ha dato una news su un caso di, di Lorena Giancursio, il nostro caso di punta. Lo stanno portando avanti in maniera ossessiva sto caso. Da quando io ho dato una notizia che loro ancora non avevano dato, non ne hanno più parlato. È eh, follia, eh. È veramente follia. Non vale per tutti i casi, per esempio, il caso Alessandro Venturelli è stato trattato anche da altre trasmissioni. Non ce l'hanno sempre l'esclusiva, eh? anche Mario Biondo uh, non avevano, avevano l'esclusiva, però, in alcuni casi con alcune famiglie si comportano in questo modo. Ultimamente molto di più. No, ok, giusto: giusto per fare una precisazione, perché è giusto. Perché, se per caso qualcuno si sta mettendo in mente o in testa che io stia dicendo delle balle, avviso la giornalista in questione che abbiamo audio abbiamo copia delle mail e vocali giusto così per essere chiari tanto per chiarire eh, lo so che non avete capito questo discorso ma a chi doveva capire ha capito ma andiamo avanti allora trattiamo un attimo la storia del povero Joyce che merita molta più visibilità oltre a solo chi l'ha visto cioè eh, mi, mi, mi dispiace veramente tanto che la il caso venga trattato in questo modo, comunque. Lui si chiama Joyce Pedone, ha 19 anni ed è stato ritrovato cadavere nel mare a Basto. Basto, provincia di Chieti, dove ultimamente sta succedendo di tutto. In provincia di Chieti, non so, c'è una ondata omicidiaria pazzesca e più precisamente il corpo è stato trovato tra gli scogli sotto un trabocco a Punta Penna. La mattina del 22 agosto 2022 è stato ritrovato dalla Guardia Costiera. Lui era immerso nell'acqua in posizione verticale ed era appesantito, tenuto sul fondo, diciamo, con un borsone da palestra pieno di sabbia che pesava più di 40 kg che gli era stato legato alle caviglie, gli era stato legato o se lo è legato come vuol credere la procura da solo intorno alle caviglie in più aveva una strana Z incisa sul collo che prima non aveva, quindi gli è stata sicuramente incisa quella la sera della scomparsa. Poi sulla Z ci torniamo. L'autopsia che è stata disposta sul corpo di Joyce ha evidenziato che come causa di morte eh, vi fosse l'annegamento. Quindi, lui, poverino, eh, è stato. Probabilmente è gettato con una zavorra o è stato indotto a gettarsi con questa zavorra ed è morto annegato in piedi. Cioè, lui praticamente, tra l'altro, arrivava con la testa a filo d'acqua perché eh, vedremo che il fondo, il fondale del luogo dove è stato ritrovato non era poi così profondo. Ma adesso vedremo tutte le anomalie perché, qua. Suicidio non torna mica tanto, eh? Ora, quella Z sembra essere stata incisa poco prima della morte con una lama rovente. Gli inquirenti ovviamente subito hanno puntato al suicidio. La famiglia non ci crede minimamente, anche perché se tu conosci tuo figlio, tuo nipote, sai benissimo il suo stato d'animo qual è. Tra l'altro, lui era uno che eh, aveva mille progetti, aveva già eh, pagato una vacanza, aveva mille cose da fare, era un tipo molto allegro. Allora, chi era Joy? In poche parole, Joyce è un ragazzo originario di Vasto, provincia di Chieti, ed era iscritto al primo anno della facoltà di economia all'Università di Parma. In realtà l'aveva quasi concluso: no? il primo anno doveva cominciare il secondo. Lui era uno studente modello, veramente ammirevole. Pensate che per potersi mantenere da solo, da fuori sede, ogni tanto lavorava come cameriere proprio a Vasto. In particolare concentrava eh, la stagione estiva per lavorare, appunto quando d'estate non aveva gli esami, non aveva le lezioni, lavorava come un matto per risparmiare i soldi per poi mantenersi da solo durante il resto dell'anno. Joyce tornava infatti spesso a casa anche nel weekend e a volte ne approfittava proprio per fare anche dei lavoretti durante il weekend. Aveva sempre, cioè insomma, non era certo un pigrone, non era certo un vistiattone. Anzi, era uno che le cose se le guadagnava. Poi, non so se per scelta della famiglia o cosa, ma o se fosse per necessità o, o semplicemente proprio per merito. In ogni caso, veramente ragazzo d'oro, incredibile. Lui purtroppo scomparirà la sera del 20 agosto 2022. Il 20 agosto 2022 c'è stato a Baston il. Um, concerto di Giovanotti, il Giovanotti Beach Party, una cosa del Giova Beach Party, una cosa così. Non so se magari qualcuno di voi ha partecipato, c'è stato, conosci qualcuno che c'è stato, comunque c'è questo super mega evento al quale tra l'altro ha partecipato anche la mamma di Joyce. Lui doveva lavorare e infatti aveva terminato il proprio turno al ristorante che eh, copriva dalle 18 alle 24. La mamma, che si chiama Mary Nora Ramundi, è rientrata poco dopo luna perché, appunto, era andata al concerto di Giovanotti. E eh, quando è tornata a casa, ha trovato suo figlio che fumava sul balcone. Fumava in balcone e guardava la luna. Dice la mamma: Mi ha detto. Esco con gli amici e mi ha fatto il nome di due suoi amici storici, allora mi sono tranquillizzata. Quando poi non è tornato a casa abbiamo contattato questi due amici, ma ci hanno detto che non si era neanche messo d'accordo con loro per uscire. Quindi dove doveva andare Joyce quella sera, dopodiché è scomparso e poi è stato trovato morto in quelle condizioni terrificanti? L'ultima cosa che ha detto a sua mamma, che è una, una frase che la mamma non dimenticherà mai in tutta la sua vita è stata guarda mamma che luna guarda che luna gialla e sulla luna ci torneremo perché è qua che poi avrò bisogno di voi anche per tutte le, le varie info su wicca eh, ritualistica e cose varie tra l'altro nessuno di quelli che conosce Joyce crede che possa essersi suicidato di sua sponte di sua volontà anche perché, come vi dicevo, era un ragazzo pieno di progetti. Pensate che aveva già comprato il biglietto del treno per tornare a Parma, dove lui studiava. Faceva no, un po' avanti e indietro. E aveva anche chiesto alla nonna di stirargli tutte le camicie per la settimana a venire, che tra l'altro doveva dare due esami all'università. Allora, uno che progetta, che tra l'altro sembra un progetto organizzato per tempo, che progetta di suicidarsi in quel modo, chiede alla nonna di farsi stirare le camicie, eh, compra il biglietto per. Prendere il treno a tornare all'università, si prenota per dare gli esami, e non solo, aveva programmato e già pagato. Tutta una vacanza a Barcellona per la seconda settimana di settembre con i suoi amici. Cioè non mi sembra uno che eh, stia organizzando il suo suicidio. Bene, veniamo un attimo alle cose strane perché mh, torniamo un po' indietro e parliamo della sera della scomparsa. In realtà parliamo già dal pomeriggio perché già dal pomeriggio si cominciava a organizzare questa sua uscita serale. Dove poi è scomparso. Già nel pomeriggio del 20 di agosto alle 15:30 Joyce fa la prima cosa strana. Chiama il servizio taxi per prenotare un taxi sotto casa sua che lo venga a prendere alle 1:30 di notte per portarlo in un punto vicino al porto di Punta Penna. Il tassista ha la telefonata registrata, quindi questa è proprio una prova scientifica, non, non, non ci si può andare contro. Ora, il fatto che lui abbia chiamato un taxi. È strano, perché lui aveva un'automobile. Tant'è che quella sera era andato a lavorare con la sua macchina ed era tornato a casa con la sua macchina. Quindi anche questa cosa che lui abbia preso il taxi. È molto strana e ancora non si riesce a spiegarla Poi il tassista ovviamente ha testimoniato e ha raccontato di averlo prelevato puntuale alle 1.30 sotto casa sua Che il ragazzo si comportava normalissimamente, anzi lo vedeva parecchio allegro E eh, addirittura è sceso dal taxi quasi un po' trotterellando Si è eh, girato per salutarlo un'ultima volta tutto allegro, il tassista oh bella best e... Proprio non sembrava che stesse assolutamente succedendo niente di incredibile. Qui il tassista ci dà una prova veramente sconcertante. Cioè, già la madre non lo aveva visto uscire con un borsone, il borsone a cui è stato trovato legato alle caviglie, no? Questo borsone da palestra. E il tassista dichiara che Joyce non ha mai caricato il borsone in macchina perché altrimenti il tassista l'avrebbe caricato nel baule perché non permette questo tipo di bagagli che vengano portati insieme al, al passeggero, ma. Deve per forza caricarli nel baule. E questo borsone, lui è sicurissimo che Joyce non ce l'avesse con sé. Joyce con sé aveva soltanto un borsello con, sembra, all'interno il cellulare. Ora, questo borsello è sparito. Gli occhiali, perché lui portava gli occhiali. Adesso lo vedete così, ma portava sempre gli occhiali. Gli occhiali sono spariti. Del cellulare non trovo nulla. Sul cellulare, sinceramente, non, non capisco se lo abbiano ritrovato o, o, oppure è sparito insieme al borsello. Mi viene da pensare che sia sparito insieme al borsello, visto che non ne hanno parlato. Sono già passati due mesi e non l'hanno trovato questo cellulare, quindi. Oh. Secondo me è andato perso, oppure lo hanno trovato. Io non ho trovato informazioni a al riguardo. Allora, veniamo un attimo all'argomento misteri: dove mi dovete dare una mano, perché io qui non ne so una ceppa di nulla. So che ci sono delle streghette qua nella community, so che ci sono degli appassionati, so che eh, persone, insomma, hanno una cultura Wicca o uh, di esoterismo vario, quindi datemi una mano a capire che sta succedendo, anche perché uh, il pubblico di chi l'ha visto non è sveglio come voi su questo punto. Ok, oh, diciamola, diciamola. Dunque, da un anno eh, Joyce si era appassionato appunto all'esoterismo. In particolare, lui eh, si sentiva legato alla luna. Wicca, perfetto. Dico Wicca perché lo zio di Joyce, che è in prima linea per indagare rispetto a quello che è successo all'amato nipote. Lui si è informato e ha scoperto che il nipote eh, praticava la wicca, era appassionato di questa wicca, così ha detto in trasmissione, e faceva parte di alcuni gruppi a tema. In particolare l'ultimo gruppo che ha frequentato si chiamava I Figli della Luna e all'interno di questo gruppo c'erano sei persone. Lui in particolare si era legato ad una ragazza, un'amica, che è sempre stata solo un'amica. Uh, con cui si confidava molto spesso e che però non si erano mai incontrati, ma con lei insomma si trovava bene a confidarsi e faceva parte dei figli della luna. E lei ha rilasciato delle dichiarazioni uh, piuttosto inquietanti. È rimasta anonima, ovviamente, è una ragazza che ha preso a cuore la situazione di Joyce e eh, vuole a tutti i costi dare una mano, giustamente, e quindi uh, ha raccontato cose che prima non erano emerse. Lei racconta che prima di entrare nel gruppo I Figli della Luna Joyce faceva parte di un altro gruppo, sempre a tema esoterico dove c'era anche il fondatore dei Fidielle, ma li chiamo i Fidielle, i Fidi della Luna, che avendo conosciuto Joyce all'interno di quel gruppo là, lo ha trasportato nel suo gruppo dei figli della Luna. Questo creatore ha raccontato a questa amica che nel gruppo precedente c'era una ragazza, una cosiddetta sacerdotessa che praticava dei rituali, quindi una, diciamo, sacerdotessa, una streghetta, che praticava proprio, cioè lei metteva in atto rituali e diceva che era una potentissima. La luna dipende dai colori, ha delle ricorrenze in fasi annuali, a seconda del periodo si praticano rituali rigenerativi diversi. La lettera Z rappresenta una forma di tormento. Grazie! Ecco, volevo chiedervi questo, la lettera Z. Voi che ne sapete che significato ha? Perché adesso Cyrus mi ha detto che la Z rappresenta una forma di tormento. Ditemi anche, anche se voi se siete d'accordo, avete altre informazioni. Comunque, gliel'hanno marchiata a fuoco, eh? È, stata, è stato un marchio a fuoco. Ora non so se magari voi ne aspettate più di ritualistica in questo senso, potete darmi una dritta. Ma vi do altre info così magari riusciamo a unire più puntini. Uh, Joyce a un certo punto racconta di questa sacerdotessa alla sua amica e le racconta che con questa donna lui ha stretto un patto di sangue. Le ha detto in un audio, c'è cioè proprio un audio che le ha fatto sentire, in cui la sua, la sua voce dice: Non so lei quanto effettivamente fosse capace o comunque quanto abbia influito, ma abbiamo fatto una sorta di rituale. Eh, lei ha fatto un pentacolo, un cerchio di sale, ci siamo bucati le dita e ci siamo bevuti l'uno il sangue dell'altra. Non so che tipo di eh, rituale sia questo, magari qualcuno di voi lo sa spiegare. Eh, comunque, Joyce descrive questo rituale come un patto secondo il quale lui non poteva più allontanarsi da lei per nessun motivo, non poteva lasciarla. Per nessun motivo mai più, altrimenti gli sarebbero successe cose terribili. Quel patto, inoltre, prevedeva che se uno faceva soffrire l'altro nella coppia, gli sarebbe tornato tutto indietro se non peggio. L'amica, inoltre, racconta come quel patto avesse rovinato la vita di Joyce, perché Joyce aveva paura a fare qualunque cosa. Non poteva più fare le cose che faceva liberamente prima, non poteva più frequentare le sue amicizie. Era limitatissimo a parlare con le persone, soprattutto le ragazze, perché temeva le ripercussioni da parte di questo eh, sortileggio. Cioè, diciamo che più che temere veramente la sacerdotessa in quanto essere umano, lui temeva le ripercussioni del, del, del sortileggio. E se magari quella Z significasse lui non obbedisce ai dettami del rituale o di quello che... Ma facevano tra loro comunque lui era veramente convinto di essere stregato da questa sacerdotessa quindi evitava di fare qualunque cosa che alla sacerdotessa eh, non andava bene perché aveva paura di quello che poi eh, di quella cosa terribile o delle cose terribili che avrebbe dovuto subire altrimenti no? E quindi durante tutta l'estate lui si confidava con questa amica e eh, lamentava di questa condizione, diceva io sono in prigione, io non posso fare niente, la mia vita è un inferno, ma non si è capito se effettivamente, questo ancora non lo sappiamo, se effettivamente questa sacerdotessa eh, concretizzasse queste cose terribili o semplicemente era lui che si era fatto suggestionare. Ma ragazzi, vi spiego la suggestione in un attimo, in un secondo. Se io uh, in questo momento vi dico, cioè anche a persone magari più scettiche o persone che non, non per forza credono nella, nella sfiga, nei, nei, in quello che vi posso dire, adesso vi faccio, vi faccio un esperimento che fanno anche nelle scuole di, di psicologia. Se io in questo momento vi dico, prendete un foglio e scrivete con una penna il nome di vostra madre. Se lo scrivete... Alla fine, vostra madre muore. Ora, quanti di voi scriveranno il nome della madre a cuor leggero che tanto quello che ha detto Buga non si verificherà mai perché dai, l'ha detto Buga. Capite il meccanismo? Cioè, dici, vabbè, non è vero, no? Però non lo faccio comunque, non... Cioè, non, non mi metterei lì a andare a cercarmi delle sfighe. Quindi, cioè... Anche chi non ha una convinzione superstiziosa, esatto, perché rischiare? Anche chi non crede minimamente in queste cose, lo scrupoletto se lo faccia cioè della serie. Preferisco non farlo, ok? Preferisco non tirarmi della sfiga random. Poi, ovviamente ci sono gli iperrazionali che lo fanno e se ne fregano, ma non per a tutti è così. Provate a pensare ad un ragazzo che invece veramente ci crede in, nel potere della sacerdotessa. Veramente crede che gli possono succedere cose terribili dovute al sortileggio della sacerdotessa. Quindi provate a pensare come si sente lui ogni volta che che sa che sta per fare qualcosa che dà fastidio alla sacerdotessa della serie, esatto, non forziamo la sorte magari lei non ha davvero questo potere ma un devitare che poi mi arrivi chissà quale sfiga evito di farlo, no? ma poi c'è stata una svolta perché tre giorni prima di sparire lui ha scritto a questa amica della chat ringraziandola tantissimo perché questa amica ovviamente gli diceva ogni volta che ti devi sganciare da questa tipa lascia perdere, non ti puoi far trattare in questo modo e gli stava vicino per quanto riguardava questa problematica. Infatti, tre giorni prima di sparire, lui la ringrazia tantissimo lasciandole anche un audio e lei si convince di averlo davvero aiutato a liberarsi da questo patto di sangue. No? Quindi, um, lui le, tra l'altro in questo audio le, le dice. E ve lo leggo anche se è un audio quindi leggerlo è strano però il modo in cui anche tu hai influito in questa cosa è stato fondamentale nelle mie scelte e veramente cioè la mia vita è cambiata da 10 a un milione e adesso veramente è bellissimo volevo ancora ringraziarti e niente questo non c'è un contesto in questo audio lui non lascia un contesto ma lei ci arriva da sola pensando che lui ovviamente si stia eh, riferendo al fatto che si è finalmente liberato da questo gioco, anche perché con lei parlava più che altro di questo argomento: della sacerdotessa, del, del rituale e, del, del, e delle sue paure. Quindi. Pare, possiamo dare diciamo per scontato, che tre giorni prima di scomparire lui avesse mollato la sacerdotessa, in un modo o nell'altro. C'era una prova che facevano, mettevano le persone legate in fondo al lago al mare, se riusciva a risalire era uno stregone o una strega. C'era la credenza che chi si liberava riusciva a tornare a galla e era dotato di poteri magici. Infatti l'inquisizione, poi usarono questo metodo per decidere se quella persona era una strega o meno. Interessante Chiara, grazie mille. Grazie, grazie, grazie mille. Un pescatore la notte del 20 agosto stava appunto lì a fare la pesca notturna e ha notato che dalle 23 alle 3 del mattino. Sulla spiaggia di punta penna dei ragazzi stavano facendo un falò. Coincidenza, il falò finisce alle tre. Il cellulare di Joyce non dà più segni dalle tre. Tra l'altro, questo falò era proprio sulla spiaggia di punta penna vicino alla quale lui sarà fatto scaricare dal tassista. Inoltre, questo falò. Eh, C'è stato realmente, non solo perché lo dice il pescatore, ma anche perché ci sono, sono stati trovati dei resti di legna carbonizzata, dei resti di eh, quando, insomma, quello che rimane quando viene fatto un falò sulla spiaggia, proprio in quel punto segnalato dal pescatore, vicinissimo a dove Joyce è sceso dal taxi. Quindi a questo punto, visto che c'era il fuoco e visto che lui aveva un marchio a fuoco sul collo. Si fa presto a fare 2 più 2, non è che magari quel marchio a fuoco che lui aveva sul collo gli è stato impresso durante eh, quel falò, tramite quel falò, magari la lama incandescente è stata scaldata proprio in quel falò. Ora andiamo agli altri misteri, perché non è finita qui? Un'altra cosa stranissima sulla, che, la, che ci può dare una risposta, e forse torniamo alla questione di Chiara... Eh, L'acqua dove lui è annegato non è molto profonda. Considerate che era proprio a pelo con la sua altezza. Lui è alto più di 1,80. La corda che lo legava ai manici del borsone era di 70 cm e il borsone più i manici erano altri 60 cm. E l'acqua lì era poco più di due metri. Sappiate che arrivava a pelo della sua testa. Quindi le possibilità di morire erano anche piuttosto scarse, ma io ho pensato a una cosa, perché a chi l'ha vista hanno detto, eh beh sì, effettivamente lì è un punto che non è così profondo, eh, co perché si è buttato lì, ne nell'idea non che si sia buttato da solo, perché si è buttato lì con il rischio poi di non annegare, perché l'acqua non era abbastanza... Profonda, io ho pensato a una cosa. Luna, la fissazione con la luna. Eccoti chiara qui, ti volevo. La luna non è quella che alza e abbassa le maree? Quindi non è che magari lui è stato buttato quando in realtà la testa era fuori dall'acqua e c'era la sfida contro la luna, no? Vediamo se la luna ti uccide oppure no? Visto che tu sei un figlio della luna, una sfida di questo tipo. Sì, è vero, non sale con in fretta, ma ricordiamoci che lui è stato uh, lì prima di essere trovato due giorni. Perché um, è sparito nella notte tra la 20, il 20 e il 21 di agosto. E viene ritrovato solo il 22 agosto. Il borsone non è di Joyce. Tra l'altro, è un borsone da palestra. Anche da quello che ho visto, mi sembra di capire un po' vintage. Ed era pieno di sabbia, c'erano dentro 40 kg di sabbia e anche varie altre corde simili a quella che avevano utilizzato per legare le caviglie alla sua, eh, al borsone per tenerlo giù, tipo zavorra, no? E c'è un altro mistero incredibile, la sabbia non corrisponde a quella della spiaggia di Punta Penna, quindi anche qui questo borsone chi ce l'ha portato, dove è stato riempito, non l'ha portato Joyce, non è suo, non è di sua proprietà e inoltre non l'ha nemmeno trasportato quella sera con sé. Quindi per forza ci deve essere l'intervento di terzi. Tra l'altro gli inquirenti hanno detto "No, ma lui ha premeditato tutto. Giorni prima aveva riempito il borsone, l'aveva nascosto per poi recuperarlo quella sera, legarsi da solo, incidersi la Z da solo". No, dai. No, raga, cioè eh, adesso va bene tutto, eh, però per l'amor di Dio. No, no, no. Quindi adesso la procura di Basto ha aperto un fascicolo non per omicidio, ma per istigazione al suicidio. Che comunque non è che bisogna sempre troppo eh, andare incontro alla verità, no? Cerchiamo una via di mezzo. Io volevo suicidio, però mai. Abbiamo capito che non è possibile, allora non possiamo fare omicidio, no, 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 dai, cioè, troviamo tr un punto di mezzo, istigazione, istigazione, comunque lo deve aver fatto lui, comunque deve essere un suicidio, no? Comunque, va bene, io per non saperne leggere né scrivere, sinceramente non parlerei di istigazione al suicidio, ma parlerei di omicidio, visto che è evidente l'intervento di, te di terze persone, altrimenti lui non avrebbe potuto fare tutto da solo. Ah, altra cosa che vi volevo dire... I genitori, insomma la famiglia, che poi non sono solo i genitori, c'è anche una nonna super sprint, disperatissima, poverina, uno zio che si sta, sta facendo in quattro, e oltre ai genitori di Joyce, eh, sono tutti convinti che eh, si sia trattato di un rituale, di un rituale slash sfida, magari di ingresso in un nuovo gruppo. O in una nuova setta. Questo perché al momento della morte eh, Joyce è stato trovato con una maglietta che i genitori non riconoscono con scritto sopra Benvenuto. E magari questa maglietta gli era stata proprio messa per fare il reto di, di iniziazione. Anche questo, la famiglia. Uh, sta puntando su questo tipo di interpretazione. Quindi, per quanto riguarda la Wicca, ovviamente mal interpretata, perché la Wicca, da quel che so, non ucciderebbe mai una persona né la istigherebbe a fare cose che. Uh, vedono, mettono a rischio la sua vita. Però mi dite che ha ah, a che fare agosto la sabbia, la luna. Queste cose vi tornano. Vi faccio la mia teoria su quello che può essere successo. Lo hanno magari sfidato o era un rito di iniziazione quando la marea era molto più bassa. E quindi lui si fidava della Luna perché lui venerava in qualche modo questa, questo elemento della Luna, si è affidato alla Luna dicendo: La Luna mi salverà sicuramente, la marea non si alzerà per uccidermi. O comunque, questo gli avevano detto loro della serie: Se tu davvero vali di poter entrare nel nostro gruppo, la Luna non ti può uccidere. O se davvero dici di avere i poteri che hai, allora devi fare questa sfida per eh, dimostrarci che la Luna ti ama, che sei davvero un figlio della Luna, o cose del genere. E che cosa è successo? Che quindi lui sì si è fatto legare e magari stava che l'acqua gli arrivava qui, poi però lo, lo hanno magari abbandonato lì tutta la notte, e alla fine lui non è riuscito a liberarsi, è arrivata la marea ed è annegato. Questa è la mia teoria, però ovviamente non, cioè è una sensazione, è un'intuizione, non. Non è la verità, quindi mi raccomando fatevi anche voi la vostra idea quando vedrete questo video su YouTube, nei commenti, mi raccomando sbizzarretevi che voglio vedervi tutti, farvi la vostra teoria, soprattutto chi magari ne sa un po' di più di questi temi. Cioè potrebbe anche essere che lui voglia fare appunto il rito per liberarsi da, questa, da questo rituale con la, la, la stregonessa. Ipotizzo, lui aveva un appuntamento su quella spiaggia per fare il falò di gruppo di cui faceva parte la sacerdotessa. In quell'occasione hanno fatto dei rituali, inciso la z eccetera. Lui ha deciso, magari, di parlare alla sacerdotessa per abbandonare quel gruppo. A questo punto, incazzata, ma anche manipolatrice, comincia il gruppo a attuare questo tipo di rituale dell'annegamento come una sorta di prova della luna o roba del genere. Ma in realtà lei sapeva benissimo che, che lo stava per uccidere. Eh! Lei o chi per lei? O magari lei non c'entra niente in tutto questo. Perché adesso ci ha raccontato questa cosa della sacerdotessa, ma non è per forza detto che fosse quello il gruppo magari era un nuovo gruppo a cui lui si era rivolto proprio per separarsi da questa sacerdotessa allora vi do un'ultima notizia buona buona notizia ragazzi vi ricordate di jessica lesto la ragazza che aveva dei problemi di tossicodipendenza che tante volte scappava di casa che la famiglia si era anche rivolta a chi l'ha visto che era stata poi trovata a ridosso di un fiume sepolta in una fossa ed era vicino a un accampamento dove diciamo l'accampamento alla all'addiaccio dove molto spesso i drughe andavano a fare i drughe mm? ok ve lo ricordate e eh, vi ricordate che sembrava volessero chiudere il tutto come suicidio o, o morte accidentale, soprattutto perché dall'autopsia era emersa un'intossicazione un da cocaina. In più, appunto, si trovava lì nell'accampamento all'addiaccio frequentato dai drughier, quindi hanno pensato che fosse una morte per overdose e ame. E vi ricordate quanto abbiamo rotto le balle? Sì, ad Aosta, ad Aosta, perdonatemi, ad Aosta. Si trovava vicino a lungo il fiume Dora, il suo corpo è stato ritrovato il 31 maggio 2022 ed era morta più o meno da uh, due settimane. Jessica Lesto, 32 anni. Vi ricordate che uh, noi avevamo anche guardato no, la fossa, adesso ve la faccio vedere meglio. Era sepolta dentro questa fossa, come potete vedere abbiamo già analizzato a più riprese, si vede benissimo che è una fossa scavata. Invece gli inquirenti continuavano a insistere sul fatto che il corpo si era autosepolto, in quanto vicino al letto del fiume e in quanto c'erano state abbondanti piogge in quei giorni. E io mi ero incazzata come una poiana. Vi ricordate quanto ho gridato? Che, che veramente sembravo in, invasata e posseduta da, dal demone di Vannamarchi? Poi non ne ha più parlato. Nessuno nessuno ne ha dato aggiornamenti sul caso. Sembrava che fosse morta lì. E invece. E invece, ragazzi, si sono accorti di aver detto una cagata. Se ne sono accorti. Si sono accorti che forse Jessica non era da trattare come una vittima di serie B solo perché è tossicodipendente. E hanno aperto un'indagine per occultamento di cadavere. Hanno rinviato a giudizio due persone. Sei. Sì! Ehi, raga, ogni tanto ci ascoltano. Ma grazie. Io sono molto felice di questa notizia. Davvero, molto, 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 molto felice. È successo un miracolo. Veramente, non, non succede mai. Anche se eh, nessuno ha riportato la notizia e c'era solo un trafiletto di giornale. Che, che eh, una di voi, tra l'altro, mi ha fatto lo screen e mi ha mandato. c'è cioè, questo trafiletto. Poi, dal trafiletto, sono digitato e ho trovato la notizia su altri articoli eh, web. Ma niente di eclatante. Chissà perché. Chissà perché. Ma ci siamo noi che abbiamo la libertà di parola e possiamo festeggiare perché questa vittima ha, avrà finalmente giustizia. E speriamo. E speriamo che avrà giustizia perché c'è un punto non chiarissimo. Jessica era sposata dal 2019 con un uomo, un, un uomo senegalese di 37 anni, che si chiama Dia Matabara. E eh, con lui facevano i drughe insieme e spesso frequentavano proprio questo accampamento insieme per drogarsi. E infatti non so se ricordate, ma il marito era desaparecido completamente. Cioè, appena è scomparsa Jessica, lui ha lasciato l'Italia e non si trova. Lo stesso marito che nell'agosto del 2021, durante una lite con lei, in pieno centro città tra l'altro, l'aveva colpita al collo con una bottiglia rotta, ferendola e aprendole il collo. Tanto che lei è stata salvata per un pelo, perché stava per morire sgozzata perché era in centro e hanno chiamato subito i soccorsi, quindi è stata soccorsa fortunatamente in tempo e si è salvata. Ma lei non ha mai sporto denuncia per queste violenze. Tra l'altro, eh, durante queste indagini sono emerse anche altre violenze che il marito faceva su questa eh, povera ragazza. Lei non ha mai sporto denuncia, ma... Volete sapere un'altra cosa bellissima? Nonostante la ragazza non avesse mai sporto denuncia, è stato aperto un fascicolo... Per cui è stato anche rinviato al giudizio di Amatabara per violenze domestiche percosse. Ah, wow, procura d'aosta, ma, ma che emozioni, che ci va, vabbè. No, vabbè, che bello, che bello. Solo, vedi, 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 ecco, loro sono tornati sui loro passi, non hanno rilasciato delle dichiarazioni ufficiali in cui hanno detto scusate, mi sono sbagliato, ma sostanzialmente il messaggio è questo... Si sono sbagliati e sono tornati sui loro passi. Hanno cambiato pista, hanno trovato i responsabili e, e li hanno accusati anche di violenza domestica, nonostante la vittima non avesse mai. Uno l'ha accusato. Non si avesse mai denunciato? Io sto per mettermi a piangere. Cioè è una cosa bellissima. Non si può essere commossi per una cosa. Bellissima. Cioè, posso, posso commuovermi perché lavorano come devono lavorare. È pazzesco! Cioè, non, non è normale, però sono veramente commossa. Perché mi aveva, mi, aveva, mi, aveva, mi aveva proprio distrutta questa notizia qua. Se vi ricordate. Tant'è che avevo anche rotto le palle, a me team, ma mi ricordo e li chiamai: tipo: oh, fate qualcosa! Non è paziente, ah! E invece, meno male. Allora, satisfaction, chiudiamo in bellezza. Sono state chiuse le indagini, rinviate a giudizio due uomini, il marito di Amatabara e Patrick Giuseppe Michel Bertucci. Allora, il problema è che di Amatabara ha lasciato l'Italia e è tuttora irreperibile. Non lo trovano, non sanno neanche in che stato è andato, non lo trovano. L'estradizione, non sanno neanche dove chiederla perché non sanno proprio dove è finito lui. Però hanno... Uh, tra le mani Patrick Giuseppe Michel uh, Bertucci, che è un 43enne italiano austano, che è attualmente in carcere perché uh, è stato raggiunto da una misura cautelare per spaccio di crack, eroina e cocaina. E all'interno dell'indagine per cui lui è stato uh, arrestato c'era anche tra gli indagati proprio Jessica. E insomma, uh, Jessica, adesso non so se poi... Dalle indagini risultava colpevole o meno, purtroppo, insomma, è morta prima che potesse essere imputabile di qualunque tipo di reato di spaccio. Comunque, a far ritrovare il corpo di Jessica era stato proprio questo Patrick e sempre lui, un mese fa, ha confessato com'è andata quel giorno. Praticamente loro erano lì a farsi c'era eh, anche Diamatabara, c'era anche il marito con Jessica e a un certo punto lei è andata in overdose, quindi è morta e loro hanno scavato la fossa per nascondere il cadavere di Jessica. Stando al racconto di Patrick, avevano compiuto questo primo seppellimento, però se n'erano andati col pensiero che non era troppo profondo, non era abbastanza profondo, quindi soprattutto visto che lì ci passava una pista ciclabile vicino. Il corpo poteva essere intravisto, visto, no? Quindi avevano questo pensiero che non avevano scavato abbastanza a fondo e quindi nei giorni successivi sono tornati sul posto con l'idea di scavare più a fondo, insomma non erano riusciti ad utilizzare degli oggetti particolarmente indicati e infatti questo è il risultato del fatto che hanno scavato con pentolini e cucchiaini, tutto molto più squalito di quanto si possa immaginare. Sì, cioè, devi fare questa cosa e ti dimentichi anche di portarti la, la pala. No, ma sono drughè, cioè, cosa gli vuoi dire? Sono dei drughè e se non ho anche dimenticato di portare la, la pala, hanno usato i cucchiaini. Allora, comunque abbiamo la confessione: loro hanno fatto occultamento di cadavere, non c'è niente da dire. Io direi che hanno fatto anche omissione di soccorso, perché se una persona va in overdose e nessuno chiama il 112, ma ti seppelliscono, si chiama omissione di soccorso. Forse Patrick preso da senso di colpa è per quello che ha fatto lui ritrovare il corpo. Se no, quanto tempo chissà rimaneva lì. Però, dai, una buona notizia,